La prima domanda è: quanti di voi sono docenti? Quanti di voi sono docenti della scuola primaria? Quanti di voi sono docenti della scuola secondaria di primo grado? Quanti della scuola secondaria di secondo grado? Buon segno per la scuola futura, ma mi viene da dire anche per la scuola presente. La domanda successiva. Il suono per me che strimpello un pochettino qualche strumento. È proprio il primo approccio alla vita. Sì, è ritmo. Che percepiamo. Il suono per me è musica. Qualcosa di molto profondo. Non saprei definirlo bene. Onda sonora. Digital Civitas è un progetto, processo, programma attraverso le arti. E abbiamo scelto la città di Pesaro perché è città della cultura. E il nostro territorio di riferimento è tutta la provincia di Pesaro Urbino. Pesaro non la conoscevo. È libera, davvero una città che mi ha sorpreso. Stiamo facendo un laboratorio partecipativo, un'esperienza con una metodologia che si chiama MAB. Per me non è la prima volta, però ogni volta è un'emozione nuova. Creare, cercare nuove ragioni dell'arte nelle forme di creazione suggerite dai processi naturali. Ci è stato spiegato a grandi linee, perché ancora non abbiamo capito qual è la sfida. Il nostro punto di partenza è stata la biosfera. In particolare oggi stiamo facendo la parte dell'osservazione, osservare luoghi sconosciuti. Soundwalk è una passeggiata durante la quale, attraverso tre strumenti che sono tre schede di osservazione, si ascoltano i suoni, distinguendoli in antropofonia, biofonia e geofonia, quindi i suoni prodotti dall'uomo, i suoni prodotti dagli elementi naturali viventi e i suoni prodotti dagli elementi naturali non viventi. E poi costruiremo il tutto insieme, sì. Poi abbiamo fatto delle interviste a degli autoctoni per cercare di capire quali sono i loro suoni. A parte che abbiamo visto che la maggior parte dei suoni sono quelli prodotti dall'uomo. Qual è il suono che avrebbe sicuramente voluto portare con sé? E lui ci ha risposto: il suono del mare. Il mare per gli abitanti di Pesaro è elemento imprescindibile. È della mia città, porterei con me il suono delle fontane, il suono delle campane. La mia città è Roma. Il suono delle voci dei miei genitori in cucina la domenica mattina. La domanda che mi è piaciuta di più è quella: se potessi abbassare il volume di un suono, quale abbasseresti? Il camion dell'immondizia quando viene a portare via il vetro. Io quello della guerra, sicuramente. Urbino è magnifica. Adesso andiamo a fare la rampa elicoidale che Federico da Montefeltro si è fatto costruire per salire a cavallo. In forte pendenza verso l'alto. Noi un piccolo pony lo avremmo molto desiderato al momento. Insomma, ci faremo una bella salita. È più composta e più nobile. È come se si fosse lì fermato il tempo. Abbiamo visitato gli oratori. L'oratorio di San Giuseppe, l'oratorio di San Giovanni, con queste pitture tardogotiche meravigliose. Un emblema del Rinascimento italiano, di questo pensiero razionale, geometrico, matematico, che possiamo rivedere oggi anche nel nostro mondo, nel nostro tempo. Poi siamo saliti, scesi in continuazione. Abbiamo camminato tantissimo, ci siamo stancati da morire, però siamo arrivati fino alla fortezza. Che cos'è il suono per me? Ci dovrei pensare un attimo. Non penso mai al suono come qualcosa di negativo. Il suono per me è proprio il primo approccio alla vita. Se consideri che già dal grembo materno si sente, si ascolta. Teniamo una distanza
naturale. Adesso spalla contro spalla fino a toccarci. Abbiamo fatto l'attività di gruppo. In qualche modo mi ha preoccupato all'inizio. Ora proviamo ad incrociare lo sguardo di un'altra persona. Ci portava a entrare in contatto con l'altro, ma anche con noi stessi, con i suoni del territorio e con tutto quello che era intorno a noi. Andiamo sempre molto di fretta e siamo poco propensi ad ascoltare. Sarebbe difficile trovare il ritmo interiore. Poi alla fine ci siamo incominciati ad attaccare ad altre coppie, ci siamo ritrovati in un cordone unico e poi quando abbiamo riaperto gli occhi era ricostruito praticamente il gruppo. Ciascuno di voi sceglie come dare l'energia che ha assorbito alla persona che gli è vicino. Abbiamo cercato di metterci in relazione gli uni con gli altri attraverso interazioni poco usuali. C'è stato questo connubio tra terra e cielo. E poi alla fine ho scoperto che poi tutte le nostre sovrastrutture mentali da adulti possono cadere nel momento in cui si torna a giocare come fossimo bambini. E soprattutto come l'energia individuale possa poi diventare energia collettiva. È un'onda. Sono un po' come l'arte, qualcosa che non è possibile toccare, non possiamo gestire, ma ci tocca le corde del cuore. Siamo stati al Teatro Rossini ed è un luogo magico. È un piccolo gioiello incastonato nella città di Pesaro con 800 posti, un salotto suggestivo che ci riporta nell'atmosfera dell'Ottocento con le possibilità del nostro tempo. È arrivato il momento di mettere tutti quei dati sul tavolo, per cui ciascun team sarà dotata di una mappa sonora. Cercheremo con questo laboratorio di creare un'impresa collettiva. Connettere noi stessi con il paesaggio che ci circonda. La seconda operazione che vi chiediamo di fare è tracciare e rintracciare su questa mappa le connessioni tra i segnali sonori che avete registrato. E oggi creeremo un prodotto sonoro. La Soundscape Composition è una pratica musicale elettroacustica che traccia il ritratto sonoro di un ambiente acustico. Noi dobbiamo cercare di catturare questi suoni e farli nostri, percepirli. E l'arte è l'espressione dell'animo umano. È molto soggettiva. E riempire gli occhi e la bellezza. Senza l'arte non ci sarebbe espressione della vita umana. L'arte è comunicazione. È estro, creatività, poesia. Tutto quello che possiamo vedere, ma soprattutto sentire. È un sentimento. Per me l'arte è l'espressione di qualcosa che abbiamo dentro, mettendoci in risonanza però con degli elementi anche che stanno all'esterno di noi. Quindi è una connessione. Siamo messi abbastanza bene, dai. Lavorare in gruppo per me è fondamentale. È molto interessante, stimolante e creativo. Una visione diversa di fare scuola, però con strumenti nuovi. A ricominciare a rivivere le esperienze con tutti i sensi.